terza edizione di Calici sotto le stelle, il sabato 1 agosto e poi domenica 2 agosto. Quest'anno cambia pelle questa manifestazione, esattamente come si svolgerà? Le due edizioni precedenti hanno visto Calici sotto le stelle a Piazza Vittime di Nassiria, praticamente dietro il Monumento dei Caduti. Quest'anno abbiamo voluto dare risalto alle vie principali del centro storico di Nicosia e ai suoi meravigliosi palazzi, partendo da Piazza Garibaldi, lungo la via Fratelli Testa, Piazza Marconi, via Roma, via 4 Novembre, Piazza Santa Maria di Gesù. Tutto questo percorso sarà pieno di manifestazioni enogastronomiche. Vi saranno tre punti di degustazione vini, uno su Piazza Garibaldi, uno a Piazza Marconi e uno a Santa Maria di Gesù. Infatti abbiamo scelto questo, diciamo, di fare una cosa un po' più in grande per coinvolgere tutta la popolazione, perché gli altri due anni avevamo, diciamo, limitato un po' la partecipazione a una zona del paese, mentre quest'anno abbiamo pensato, speriamo che vada bene, di coinvolgere tutto il paese, di dare la possibilità a tutti, se vogliono, di degustare del vino, anche se lo abbiamo dato anche là la possibilità. Purtroppo poi magari la gente non l'ha saputo, invece in questa maniera, coinvolgendo tutto il paese, sicuramente avranno la possibilità di vedere, di una partecipazione maggiore, molto più consistente. Tra l'altro in queste postazioni dove ci saranno i calici, dove si prende, c'è stata fatta una prevendita e ci saranno i calici da prendere con questi baldacchini praticamente forniti dal comune per dare anche il vino. E nelle tre postazioni ci saranno sempre gli stessi vini, chiaramente saranno proposti gli stessi vini in tutte e tre ugualmente. E in pratica poi si snoderà da Piazza Garibaldi fino a Santa Maria di Gesù. Rappresentazioni della gastronomia locale, anche diciamo siciliana, perché poi ci saranno praticamente tanti produttori che verranno a esporre i loro prodotti, a fare assaggiare, insomma ci sarà possibilità di gustare diverse e molteplici cose. Una cosa in più è che i nostri produttori di mozzarella hanno deciso di farla in diretta dalle 22 in poi a Piazza San Calogero. Infatti ci sarà la caseificazione della mozzarella in diretta da parte della Bufala a Piazza San Calogero dalle 22 alle ore 23. In quel momento tutta la popolazione potrà spostarsi a Piazza San Calogero per degustare. Sì. Io volevo chiaramente ringraziare per questa manifestazione il Comune di Nicosia, il sindaco e l'assessore e Ivan Bonomo, che si sono molto prestati, hanno voluto questo allargamento della manifestazione a livello del centro storico. Nonché le associazioni che hanno collaborato per la... Alle associazioni va un ringraziamento particolare, perché quest'anno a presentare Calici sotto le stelle è l'associazione Bacco per Bacco e l'Ecomuseo Petra da Sgotto, ma a collaborare sono tantissime associazioni, c'è la Feder Casalinghe, la FIDAPA, Mani d'Artista, Da Cosa Nasce Cosa, le due compagnie teatrali nicosiane, Briciole d'Arte e la compagnia teatrale di Santa Maria Maggiore. Penso di non dimenticare, me ne scuso se sto dimenticando qualcuno, pertanto si sono adoperate proprio alla riuscita e all'organizzazione di questa manifestazione. Un grosso aiuto che sarà anche ricambiato eventualmente. La manifestazione sarà seguita anche dalle due radio, Radio Onda Libera e Studio 2, noi faremo i soliti servizi televisivi. Però ci saranno anche dei momenti musicali importanti che saranno itineranti, ci saranno tre postazioni fisse dove ci saranno tre gruppi, più una postazione, più una cantante solista che girerà per il paese. Volete un po' ricordare questi gruppi? Allora, in Piazza Garibaldi avremo il piacere di ascoltare una voce soul locale. Pertanto, detto ciò, vi potrei ancora anticipare un Ciuffo Bianco e una Voce Nera. Cristina Russo e la sua band. Cristina Russo sarà accompagnata da Marco Di Dio, da Nicola Falco, Marco Nasello. Marco Nasello e da Marco Nasello al basso, sì.
Poi ci sarà l'Altri Face Band che è Piazza Marconi e suonerà, diciamo, successi internazionali di rock, di blues e di soul. Sì. Mentre a Santa Maria di Gesù abbiamo Yalka Senzer con la sua musica rockabilly. Quindi stile anni 50. Sì, 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 sarà un accompagnamento gradevole, molto... Lungo le vie cittadine, che ancora sceglieremo il posto dove lo stiamo individuando, ci sarà un'artista nicosiana, una brava chitarrista, ed è Eleonora Pidone, che da sola praticamente accompagnerà, diciamo allieterà con la sua musica chi vorrà ascoltarla e chi sarà di base. È un'artista locale, locale. Bene. Potremmo cominciare magari a vedere la parte enologica, come si svolge. Noi avremo vini che sono rappresentativi di tutta l'Italia. Chiaramente non abbiamo potuto scegliere tutte le regioni. Perché è impossibile. È impossibile. Abbiamo preso le più storiche, le più rappresentative. Abbiamo il Piemonte, il Veneto, la Toscana, la Puglia, abbiamo l'Abruzzo, la Sardegna e la Sicilia. Siamo lì l'1 agosto, sabato. Cercateci nelle postazioni oppure lungo le vie. Chiedeteci pure come poter abbinare questi vini. Io vorrei anche ringraziare tutti gli sponsor, sono tutti i bar lungo la via che ci hanno sostenuto, ma non solo, anche delle imprese. Troverete poi proprio dei manifesti vicino i punti vino, dove saranno elencati tutti gli sponsor della manifestazione. Il minimo, insomma, gli sponsor della manifestazione. E, di nuovo devo solo dire vediamoci sabato. Vediamoci sabato per insieme, dico, vivere questo momento enogastronomico. È un momento da vivere fuori, all'aperto, un momento di convivialità, con un buon calice e mi raccomando, importante, dopo che si beve non si guida, ovviamente, assolutamente, e il nostro motto non è bere, è degustare. Gustare assolutamente poco, ma piccolissime quantità, e magari diverse, potersi godere i buoni cibi e il buon vino.